Fratelli, sorelle, amici in Cristo, buongiorno, buonasera, dipendentemente dal posto in cui vi trovate nel mondo. La piccola meditazione che condivideremo oggi insieme si trova nel Vangelo di Matteo. Andiamo insieme nel Vangelo di Matteo, apriamo le nostre Bibbie, che non saranno proiettati i versetti. Apriamo le nostre Bibbie, capitolo 27, da versetti 3 a 5. Allora Giuda, che lo aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 cicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato consegnandovi sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa, pensaci tu. Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Che storia tragica. Vediamo Giuda che, dopo essersi reso conto che Gesù non avrebbe fatto quello che si aspettava, cioè usare i poteri e fare dei miracoli per poter liberarsi dai romani e dai capi religiosi, allora Giuda è scritto, Matteo scrive, che Giuda si pentì e riportò i 30 cicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani. E una cosa che attira la nostra attenzione è questa. È che Giuda dice: ho peccato consegnandovi sangue innocente. Sembra che Giuda si è pentito realmente. Sembra. Però quello che dimostra che Giuda non si è pentito realmente è quello che segue. E versetto 5: ed egli, buttati i cicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. La domanda è questa: Giuda si è pentito realmente? Se Giuda si era pentito, si fosse pentito realmente, sarebbe andato a impiccarsi? Credo di no. Perché se Giuda realmente si pente, perché cosa significa pentirsi? È cambiare di via. Cambiare di via. Quindi cambiare di strada. Quando Dio ti chiama a pentirsi, come dice nella parola, nel Vangelo, quando lo dice attraverso il servo Giovanni Battista: pentitevi, il regno di Dio è vicino. È il messaggio che dobbiamo predicare oggi. Pentitevi. Cosa significa pentirsi? Cambiare strada, dalla cattiva strada alla buona strada, in modo risolto e deciso, con l'aiuto di Dio, sicuramente. Perché Giuda si va a impiccare. Però nella Bibbia c'è un altro esempio di qualcun altro che si rende conto anche lui di aver commesso uno sbaglio. E vediamo che comportamento è diverso. In Luca 22, andiamo insieme in Luca 22, versetti 59 a 62, è scritto: trascorsa circa un'ora, un altro insisteva dicendo: certo, anche questi era con lui, poiché è Galileo. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, un gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E, andato fuori, pianse amaramente. Pietro si è pentito. Perché vediamo quello che dimostra che Pietro si è pentito è quello che segue. Pietro si è reso conto che ha tradito il suo Salvatore. Giuda si rende conto che ha tradito il suo Salvatore, se era veramente il suo Salvatore. E la differenza è che Pietro piange. Piange non solo su se stesso, ma piange su Gesù Cristo, perché lui, Gesù Cristo è il suo Salvatore. Riconosce in Gesù Cristo il suo Salvatore, colui che lo può salvare
dalla fornace ardente, colui che lo può salvare dal peccato, colui che lo può salvare dalle insidie del maligno. Ma Giuda, il suo comportamento è diverso. Forse Giuda ha pianto, chi lo sa. Ma cosa ha fatto? Si va a impiccare. Quindi la domanda della nostra piccola esitazione è questa. Che ognuno di noi si fa questa domanda. Quale tipo di pentimento che abbiamo? Quando abbiamo commesso uno sbaglio nei confronti del nostro Salvatore? Quando abbiamo commesso un peccato? Quando abbiamo trasgredito i comandamenti di Dio? Quando abbiamo trasgredito la legge di Dio? La volontà di Dio? Qual è il nostro atteggiamento? Piangere come Giuda? Pensare di poter fare giustizia a noi stessi? Oppure piangere come Pietro e chiedere al Signore il poter coprirci della sua giustizia e di realizzare in noi le sue promesse? Questa è la piccola domanda, esortazione che abbiamo per noi e per voi. In questa giornata, Gesù Cristo è il nostro unico Salvatore. Amen.